Sì, il significato è proprio quello di essere vicino ai cittadini. Il nostro è un percorso continuo di ricerca di una maggior vicinanza ai cittadini, perché questo è importante sia per infondere sicurezza, ma è importante anche per noi per avere informazioni su quello che non va nella città dal punto di vista della sicurezza. Quindi sono i cittadini il miglior occhio della città, sono loro che ci possono dare le informazioni preziose. Quindi è importante questo rapporto di vicinanza e oggi qui abbiamo festeggiato l'anniversario della nostra fondazione. Abbiamo ritenuto più che mai bello essere in mezzo ai cittadini, essere in una piazza della città. Ma penso che sia importantissimo, perché tanta gente è venuta per la manifestazione, tanta gente passava casualmente vista la giornata comunque semifestiva, e penso che sia stato dato un esempio di grande professionalità, di pari passo con la tecnologia che al giorno d'oggi è imperante in ogni settore, per cui una polizia locale ben organizzata, purtroppo con un numero di vigili inferiore rispetto ad altri capoluoghi di provincia con minori abitanti, e a maggior ragione anche da questo punto di vista una polizia locale che fa di tutto per impegnarsi e per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Ma voglio sottolineare un aspetto io che non ho condiviso. I cittadini non è vero che sono maleducati, è una piccola minoranza, perché io vedo che i cittadini collaborano molto con la polizia locale, anche perché c'è stata una nuova apertura, e questo qui è un merito, come ho detto, un merito va tutto al comandante, ma soprattutto questo mi piace sottolineare e lo voglio sottolineare con forza, che è quello, come non risorse, soprattutto sia economiche che anche di uomini, e la città usufruisce di un servizio eccellente, questo va dato atto soprattutto al comandante. Nel controllo dell'utilizzo dei contrassegni trasportatori di handicap, che ha portato ad alcune importanti operazioni nell'accertamento degli abusi. Voglio ricordare tutte le iniziative che vengono fatte per la prevenzione dei pericoli e la sicurezza stradale nelle scuole, come è stato ricordato prima, ma in ogni punto della città, in ogni occasione anche di incontro e di approfondimento. Voglio ricordare infine l'attenzione nella prevenzione e nella repressione dell'abbandono dei rifiuti e di tutto quanto sporca la nostra città. Infine voglio ringraziare chi non può essere presente oggi perché sta lavorando al nostro servizio, al nostro vantaggio in altri punti della città.